Federico, ciao, Sofia non c'è, ma è come se fosse tra noi, insomma questa chiacchierata era Ciao, per farvi i complimenti perché avete vinto quest'anno, anzi Silver, agli Young Directors, tra l'altro annata in cui era appunto presidente di giuria Karin Bartoletti. È ovvio che poi nella rosa, no, dei vincitori emergete come UK, però siete italiani al 100%, gli unici italiani sul podio, quindi fai sì. forza ai registi nostrani che sono... Grazie, Cosa grazie mille. dici? Com'è? Insomma, intanto, cioè, cosa significa vincere questo premio e perché è importante che esistano manifestazioni così? Young Director Award è comunque uno dei premi, diciamo, come è un po' un punto di riferimento per i registi che stanno crescendo e stanno facendo un percorso, diciamo, di creazione di un'identità e di formazione. Quindi serve un po' come una piattaforma per dare visibilità ai registi più giovani, anche dei progetti un po' fuori formato, perché comunque negli anni si è evoluto da essere, diciamo, un festival per lo più legato alla pubblicità, è diventato invece anche una sorta di raccoglitore un po' di tutto quello che sono i formati legati anche al web, quindi anche sulla narrativa rispetto ai festival tradizionali ci sono, diciamo, dei formati più corti o anche sul branded content c'è tutta una sezione molto interessante, quindi è un po', diciamo, sì, è un punto di ormai è diventato un punto di riferimento in generale, non più soltanto per la pubblicità, ma per tutto quello che, diciamo, che ha a che fare con le regie giovani. Quindi per noi chiaramente è un ottimo risultato e appunto speriamo che serva ad andare avanti nel percorso che sto facendo, ecco. Senti, hai visto ovviamente anche gli altri film, no? In concorso, La Rosa dei Vincitori. Ecco, giusto, cioè sei d'accordo con le decisioni della giuria o pensi che potevate essere anche un oro? No, io sono d'accordo. Poi loro l'ha vinto anche un progetto. Noi, tra l'altro, no, quando abbiamo fatto questo progetto, non ci aspettavamo assolutamente, diciamo, questo successo anche mediatico, perché è iniziato, diciamo, come un progetto. Lo raccontavamo l'altra volta nella precedente intervista, quasi come se fosse un gioco in un momento in cui professionalmente il mondo è ancora adesso siamo abbastanza in pausa. Era un po' un progetto che avevamo fatto così per divertirci e per metterci alla prova con delle condizioni, con delle restrizioni che c'erano in quel momento storico. Quindi per noi arrivare già a essere in shortlist era una grandissima soddisfazione, vincere lo è stato ancora di più. Nella nostra categoria, che è quella dei Passion Project, loro l'ha vinto un progetto che non c'entra niente con il lockdown e con la quarantena, chiaramente, diciamo, aveva anche una struttura economica, produttiva e finanziaria diversa. A me è piaciuto molto, quindi sono contento anche per gli altri colleghi. E cosa c'è dopo, sia per te, insomma, registicamente, che per imparare dal vento, no? L'avete preso, cioè, lo iscriverete ad altri festival, come prosegue il cammino del film e poi invece quali sono i tuoi progetti futuri? E per quanto mi riguarda, quello che al momento mi ha portato questo premio, io già in fase di shortlist avevo iniziato una trattativa con la PAC, che è una società di produzione francese, quindi appunto in questo caso per quanto mi riguarda Young Director Award attraverso soltanto un film ha messo poi in risalto i lavori che avevo fatto in precedenza, ed è stata un'occasione poi per chiudere, diciamo, un contratto di esclusiva con questa società che da quest'anno poi rappresenta i miei lavori sul mercato francese. Quindi è un po' una sorta di punto d'incontro anche per i produttori che sono alla ricerca di nuovi registi, registi giovani e anche direttori creativi che vogliono, diciamo, trovare nuove persone con cui iniziare dei percorsi lavorativi. Quindi
Per me c'è stato questo e insieme alla società italiana con cui abbiamo collaborato per la creazione di questo progetto, che è coprodotto da Great Guns e Groenlandia, che è una società di cinema, adesso stiamo andando avanti su un percorso di narrativa e stiamo portando un progetto di narrativa al Ministero per fare richiesta per i fondi nazionali, quindi anche su quel fronte, diciamo, che è quello che comunque chiaramente mi piacerebbe fare nei prossimi anni, ma non ho fretta. È un percorso Ti chiaramente auguriamo ogni tutto bene, mio. anzi siamo certi che ne sentiremo parlare ancora di te. Senti, invece imparare dal vento, cioè finisce qui insomma il suo percorso ai festival o hai già inizia qualcos'altro? Allora, speriamo non ci sia un sequel del film, però per quanto riguarda il cortometraggio, adesso chiaramente c'è tutta una serie di festival a cui vogliamo iscriverlo, continuare comunque a farlo girare, a farlo vedere quanto più possibile e cercare di non, diciamo, di non dimenticarlo, insomma, anche perché comunque è stato un periodo un po' che ha influito sulle vite di tutti quanti, è giusto ricordarlo. Ora come ora, la nostra intenzione è quella di cercare di dargli più visibilità possibile, quindi continueremo comunque con il giro dei festival che, ahimè, purtroppo quest'anno sono quasi tutti online, quindi anche la gioia, diciamo, di partecipare ad un festival, fare delle masterclass, Proprio a relazionarsi con proposito di altre persone. questo, devo dire che poi anche chiacchierando con te sento che possiamo fare entrambi invece un plauso a Venezia che coraggiosamente va in onda Esatto. live il prossimo 2 settembre, per cui sono stati Esatto. bravissimi a farlo perché bisogna anche ripartire in qualche maniera. Federico, è stato un piacere, complimentissimo Grazie. ancora e ci sentiamo prestissimo perché sicuramente avremo dell'altro da festeggiare Grazie insieme. Monica, grazie mille, gentilissima. Ciao, buon Grazie, a presto. proseguimento anche di vacanza.